Che ti piacciono i libri, che non ti piacciono i libri? Ah, sì, allora, i libri, cioè, mi piacciono, però spesso non leggo per fatica o perché o non ho voglia o perché non ho tempo, però invece poi quando mi metto a leggere magari leggo 7 capitoli del libro che, insomma, sto leggendo. E ora cosa stai leggendo? Ora ho appena finito un libro che si chiama La linea del traguardo e ieri ho cominciato nella vasca da bagno a leggere Io e Sara a Roma 1944 e ho letto 8 capitoli di quel libro ieri sera. E nulla, per ora non mi piace tanto, però vado avanti per vedere se finisce un po' meglio, magari. Prima ci raccontavano che leggi in vasca. Sì, infatti, perché mi rilasso, perché non lo so perché. Perché c'è silenzio e, boh, non lo so, il fatto di sapere che ci sono solo io in quella stanza, non lo so, che insomma io ho il tempo che voglio senza fretta di niente, quindi poi vado avanti e leggo un sacco di capitoli. Leggere in un posto come questo, in una biblioteca? Dipende, perché cioè, non mi piace tanto leggere un libro che sto leggendo per piacere quando c'è in compagnia di altre persone, diciamo. Però, vabbè, sì, a volte sono venuta, però più che altro in biblioteca vengo o per prendere un libro e poi leggerlo a casa o qualche volta sono venuta a fare i compiti, però per leggere qua non è che non ce la fa, non mi sento, cioè non mi verrebbe la voglia di venire a leggere qua, ecco. Ma perché ti piace leggere? Poi, intanto dipende dal libro che leggo, però quei libri che mi piacciono, non lo so, perché per fare qualcosa di diverso da quello che faccio di solito, per staccarmi dai compiti, da internet e queste cose qua, e poi per rilassarmi. Comunque ti piacciono le storie, questo signore? Sì, sì, sì. Ma ti piace più leggere un libro o vedere un film? Cioè, dipende, cioè a volte lo vedo che sono fatti meglio, cioè che sono, sì, diciamo, fatti meglio i libri dei film perché sono venuti prima magari, però sì, forse leggere un libro mi piace di più del film. Poi dipende, non lo so, per esempio, faccio un esempio, Harry Potter, cioè ho guardato tutti i film e mi sono piaciuti, poi ho cominciato a leggere i libri e non ce la facevo più, solo a vedere quei libri enormi, non ce la facevo diciamo più. A leggere? Allora, all'inizio leggevo La Fimpa, poi ho fatto, diciamo, un salto e ho cominciato a leggere Roald Dahl, che è il mio scrittore preferito. Poi ultimamente, qualche anno fa, ho letto qualcosa di Bianca Pizzorno, e l'ultimo libro che ho letto era di Paola Zannone, mi pare. E, però il mio scrittore preferito è sempre Roald Dahl. La mia famiglia ha 3 animali. Eh? No, non è quello. No, la storia è finita. No. Poi, tipo... Ma... Che è Roald Dahl? Sì. No, vabbè. È GGG. Sì, GGG. Ti ricordi il primo libro che ti sei detta? Bello. Forse Ascolta il mio cuore. No, sì, Ascolta il mio cuore di... Ma prima. L'isola dei gabbiani. No, l'isola dei gabbiani, sì.
però me lo leggeva la mamma. Che sensazione ti ha lasciato? Non lo so, mi piaceva perché, cioè, a me mi piace molto intanto la natura e poi raccontava le storie di persone, diciamo, della mia età o poco più. E raccontava di questi ragazzi in questo posto e c'era in mezzo alla natura un sacco di animali, a me piaceva. Poi me lo leggeva la sera, quindi mi rilassavo. Te leggi mai qualcuno? No, leggo solo per me. Perché, cioè, non ho nessuno a cui leggere, quindi... No. In classe a volte, vabbè, ci fanno leggere qualcosa del libro, però...